campagna, però insomma Uccello ad ascoltare le dichiarazioni, queste polemiche, poi le dichiarazioni di oggi di Ranieri, cosa pensi? Che in questo momento anche Ranieri abbia capito comunque chi si mette contro Mourinho all'Inter a vita breve, anche a livello di squadra? Leonardo, anche Leonardo appena arrivato insomma elogiò subito José Mourinho. Sta per dire io... ne direi di ogni di questo allenatore, ma non lo dico perché voglio che l'Inter vada bene e per il bene dell'Inter io non fo tra poco. Ci scrive Andrea, Ranieri. L'Inter è partita alla volta di Bologna, è andata in treno riprendendo una tradizione che ha insomma ripreso il Milan, no? Con le trasferte di Firenze per l'espulsione e gli insulti nei confronti degli ufficiali di gara. Però come lui invece Gasperi invece l'assenza di Snyder, perché è vero si gioca con il Bologna, ma mi sembra un giocatore da cui doveva ripartire in qualche modo la rottura con il passato, no? Rispetto al passato di la Gasperi. Difesa 4 a rientro cambiamo argomento, parliamo di Milan perché oggi è stata giornata di conferenza stampa anche per Allegri, che ha dato due indicazioni importanti, ha detto il Milan non è in crisi e la Inter è crollata ma aspetta, è crollato anche il Milan nella domanda che vi farò tra poco, e poi ha dato insomma, un'indicazione, uno spunto di riflessione Allegri per quanto riguarda Pato. Forse i suoi infortuni sono tutti da addebitare al campo di San Siro, tra poco. A proposito di Mourinho e Ranieri, ci scrive Sara, ma... dovrebbe esserci, almeno da quello che leggevo oggi, la Daspoli. Ma nessuno dice che il fallo di Ranocchia era inesistente. Insomma, questi infortuni di Pato dal 2010. Pompilio, seriamente tu mi stai dicendo che San Siro incide praticamente per la totalità degli infortuni di...